è scivolato avanti, è andato via, 19,97, ha fatto anche il record asiatico, ovviamente correndo per il Qatar, e ha battuto Van Niekerk di 4 metri. Terzo è arrivato Dwyer con 20,27, secondo Miguel Francis di Antigua con 20,22, quindi in grande condizione Femi Ogunode. Adesso il vento mi sembra, vedendo le bandiere, che sia a favore, la pioggia non c'è più, secondo me correrà forte. Femi Ogunode sta finendo veramente alla grandissima la stagione. Intanto la vittoria di Adam Kszczot, 1.44.82 sugli 800 per il polacco, davanti a Museb Balla, 1.45.13 per la ferita del Qatar. Amin El Manawi, 1.45.20, marocchino come Nader Belhambel, 1.45.21. Per Ali Aldaran, Arabia Saudita, 1.45.53 per 4 centesimi sul primato. Giordano Benedetti, dignitoso, 1.46.12, sesto posto. Ha praticamente esaurito il carburante sul rettilineo opposto con quella imperiosa rimonta. Fu troppo imperiosa. Sì, è partito troppo deciso ai 2.20, era passato in 51.5 ai 400, 1.18 ai 600, poi ha dato una accelerata improvvisa e lì si è un po' spento. Non ha finito la gara, ovviamente la lepre Mohamed Nasir Abbas del Qatar e anche Antoine Gakeme, il burundiano che aveva preceduto di 2 centesimi a Padova proprio Giordano Benedetti. Siamo ai 100 metri. Gianluca Beltramini in 2, Italia, Nesta Carter, Giamaica, Walter Dix, Femi Ogunode che è il favorito in corsia 5. Qatar, Christophe Lemaître, Francia in 6, in 7 Rashid Dwyer, Giamaica come Julian Forte. Gran partenza di Walter Dix e poi Femi Ogunode che si mette in moto, è ancora in grande forma. Femi Ogunode va a vincere e fa 9,93, che fa sempre notizia. Un risultato sotto i 10 secondi netti, il record del meeting è vero che è 9,74, oggi non c'erano sicuramente quelle condizioni e forse neanche atleta così forte, ma Femi Ogunode l'impressione che sia atleta che il prossimo anno possa migliorare ulteriormente. 9,93 che viene anche confermato al centesimo. È un peccato per lui che la stagione sia finita, perché veramente ha sbagliato qualcosa piuttosto che durante i campionati del mondo. Qui è andato via anche con una partenza molto infilato, molto basso. Vedi come è basso, come rimane infilato e come spinge con le cosce, mentre Dix fa uno skip che è inguardabile. Skip in pratica quasi corsa a ginocchia alte, sì, ma sul posto. Sì. E lui invece è andato via con un grande dinamismo, con queste braccia che spingono fortissimo. La stessa tecnica di corsa che ha sui più 200 metri. Il vento, sì. Ovviamente una mano l'ha data, ma la mano soprattutto l'ha data la grande condizione fisica di Femi Ogunode. Calcola che si sono scaldati ovviamente sotto la pioggia, quello dà ancora più fastidio che non nella prova dei 100 metri che dura poco più di 10 secondi per molti, per lui 9 secondi e 93. Quindi è una grandissima impressione di efficienza, anche se ha sbandato in accelerazione. Vero. Ci ha messo un po' troppo a drizzare le anche, ma spingeva con delle spinte poderose che poi lo hanno portato a